progetto è innovativo. Che cosa hai fatto di diverso? A differenza di quello che si vede solitamente, noi siamo riusciti a costruire questo progetto attraverso l'utilizzo di materiali di riciclo senza produrre altri rifiuti e riutilizzando qualsiasi materiale. Difatti il propulsore deriva da un muletto, i cavi che lo alimentano derivavano da una cabina di trasformazione e tutte le elettroniche che abbiamo utilizzato sono quelle con cui noi lavoriamo in classe e infatti la macchina è gestita da schede di prototipazione. Quindi un modello ecosostenibile che un domani potrebbe essere, diciamo, accolto dalle aziende più grosse? Assolutamente sì, perché consente un risparmio sia per il produttore sia per il consumatore non indifferente. Quanto tempo ci avete messo per realizzarlo? Circa un annetto, poco più. Che farà Federico da grande? Federico da grande farà l'ingegnere. Qui a Messina o pensi di voler andare via? Dover andare via? A Palermo vorrei proiettarmi sull'energia nucleare, sul sviluppo di nuove fonti energetiche. Bocca al lupo allora, grazie.